si è svolta al suggestivo colle della Sietta la consueta rievocazione storica della battaglia del 1747. L'iniziativa si è inserita nell'ambito delle manifestazioni della seconda celebrazione della Festa del Piemonte, istituita con legge regionale organizzata dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l'Associazione Festa del Piemonte al Col la Sieta, da 56 anni organizzatore della rievocazione. Festa importante, identitaria, soprattutto per rievocare anche quest'anno di nuovo che cosa siamo, da dove arriviamo e soprattutto cosa vorremmo fare. La giornata di festa è stata anche l'occasione per eseguire per la prima volta di fronte al pubblico il drapeau à deux vives, l'inno del Piemonte musicato dal maestro Fulvio Creux, il cui testo è stato tratto da due poesie dello scrittore e poeta Camillo Brero. In molti sono saliti al colle per assistere alla messa in piemontese e alla rievocazione storica dei combattimenti da parte di numerosi gruppi storici che, pur in forma ridotta quest'anno a causa del maltempo, hanno rappresentato uno dei momenti più emozionanti della festa. È stata un'emozione fortissima, un qualcosa che ho solo letto, ho solo sentito raccontare, ma vederlo qui a 2500 metri è veramente un'emozione forte che non dimenticherò mai. La battaglia della Sietta, combattuta il 19 luglio 1747 tra i francesi di Luigi XV e l'esercito sabaudo di Carlo Emanuele III, ha una particolare rilevanza nella storia del Piemonte. Si svolse per il controllo della cresta della Sietta e del Colle delle Finestre, che erano fondamentali per assediare le fortificazioni militari presenti ancora oggi sulle montagne olimpiche. Nonostante la disparità di forze in campo, l'esercito piemontese vinse la battaglia e la famosa frase del conte di San Sebastiano, «Bugianin, non ti muovere», divenne un simbolo di resistenza per il popolo piemontese. È una festa sicuramente del Piemonte, ma è una festa che ricorda il sacrificio e l'impegno di tanti soldati, di tanti piemontesi, che molti di questi arrivavano dalle montagne. Nonostante il meteo avverso, il Colle della Sietta ha vinto ancora una volta. Certo, il Colle della Sietta non molla, i Bugianin non ci sono sempre. E diciamo che il clima è stato molto avverso, perché ha persino ingrandinato. Per cui più di così, comunque non, siamo riusciti a fare abbastanza come da calendario, non proprio tutto, però ce l'abbiamo fatta.